Antonella Credici. Buongiorno! Buongiorno! Quando c'è questa inquadratura cosa vuol dire? Bisogna parlare un sacco. Di brutto, quindi se non avete tempo riguardatevelo quando siete... Allora, da dove iniziamo? Abbiamo un sacco di cose su questo banco. Perché? Nel video di oggi vi faremo un piccolo elenco, piccolo in parte, delle cose che bisogna, secondo noi, acquistare per una camperizzazione. Gli attrezzi li abbiamo detti, abbiamo già fatto un video, quindi non ne parliamo degli attrezzi. Adesso parliamo delle materie prime, chiamiamole così. Quindi non truma, finestre, hublot, no, gli attrezzi, ma tutto quello non che... Non tutte, ma buona parte delle materie prime. Allora, quindi, oggi cosa facciamo vedere? Facciamo vedere una sorta di lista della spesa, un po' come Art Attack. Facciamo vedere questa lista della spesa perché nessuno lo fa mai vedere, e almeno così uno prende spunto e dice: cavolo, anch'io vado a comprare questo cavo bipolare. Va bene, siamo dietro le quinte praticamente. Noi di solito facciamo vedere cosa succede sul furgone, oggi facciamo vedere cosa succede la vita prima del furgone. Qual è? L'acquisto dei materiali. Bravo Ivan, ok. Allora, in questo video abbiamo una bella notizia, cioè la collaborazione con Tecnomat, da cui già ci rifornivamo, ma appunto adesso abbiamo una bella collaborazione. Quindi parliamo un po' di cosa bisogna assolutamente comprare per partire con l'allestimento. Iniziamo innanzitutto dal materiale per pavimentare. Overfoil, questa è una delle due parti che mettiamo noi e si trova al Tecnomat nel reparto edilizia, lo vendono in rotoli. Poi passiamo all'impianto elettrico. Abbiamo acquistato delle guaine, noi non prendiamo i corrugati perché i corrugati sono quelli di solito neri, di plastica un po' più becera che si spaccano. Te lo faccio vedere. Ivan, vuoi dire qualcosa intanto per intrattenere il pubblico? No, intanto taglio, spero, no? No, ti lascio lì. Te lo faccio vedere. Chi lo guarderà mai tutto questo video? Allora, dicevo, guaina, noi compriamo sempre la guaina a differenza del corrugato perché la guaina è più malleabile, quando la pieghi lei non si rompe, il cavo dentro scorre molto meglio perché è totalmente liscia, mentre il corrugato è di plastica becera e se io faccio così, se lo piego così, rischio di... E questo che non si rompe. Ecco, vedi? Questo si è rotto. Perché con facilità. Essendo di plastica dura, si rompe. Invece la guaina si piega. È più flessibile. Ma non si romperà mai. E poi la cosa principale, dentro il corrugato è zigrinino. No, potete comprare anche il corrugato, questo è un piccolo consiglio che vi diamo. Anche il corrugato. Quello che volevo aggiungere è che appunto noi, come puoi vedere, prendiamo di diverse dimensioni a seconda del cavo che dobbiamo passare. Infatti questa guaina qua è apposita per un cavo, invece quest'altra riusciamo a mettercene due. Ovviamente dentro la guaina passa il cavo. Che cavo? Abbiamo questo cavo qua per la corrente a 12 volt. Quindi è un cavo bipolare, esternamente c'è la guaina e all'interno ci sono due cavi, positivo e negativo. Prendiamo un tucchero. Invece per quanto riguarda la corrente a 220 volt, usiamo ovviamente un cavo trifasi, quindi fase, neutro e massa. Quindi all'interno di questa guaina nera ci sono tre cavi. Per la 12 volt non usiamo sempre lo stesso cavo per tutte le utenze che abbiamo nel furgone. Ad esempio, frigorifero, in base ai metri che si hanno tra l'impianto elettrico e il frigorifero, bisogna fare un calcolo della dimensione corretta del cavo. In questo caso, la dimensione corretta è un cavo del 2,5. Noi abbiamo preso due, ovviamente uno rosso e uno nero, per distinguere positivo da negativo. Allora, Tecnomat, tutte queste cose qua che vi ho appena elencato si trovano nella corsia elettricità, penso. Vabbè, chiedete ai signori. Allora, chiaramente dove facciamo l'impianto elettrico dobbiamo anche andare a mettere placchette con chiaramente interruttori per faretti, interruttori per strip led oppure prese sciuco, prese normali. In questo caso abbiamo scelto il nero opaco perché le pareti saranno scure,
ma appunto da Tecnomat è molto comodo perché potete trovare quasi tutti i colori o comunque una grossa gamma di colori che si adattano a molti smalti. Cosa molto importante è il magnetotermico differenziale, che questo qua potete trovarlo sempre al Tecnomat di svariate marche, le più famose le amo, e niente, noi le montiamo sempre quando c'è la 220, cioè sempre, perché tutti vogliono la 220. Andiamo a rivestire tutte le pareti del furgone e il soffitto con le perline. Ok, di più? Perfetto! Appunto, queste sono perline diabete classico, prima scelta, potete scegliere voi appunto a seconda del budget che avete, prima o seconda scelta. Che cosa fa la scelta? Cioè, semplicemente è la qualità del prodotto, quindi prima scelta magari ci sono meno nodi, meno buchi, meno graffi, seconda scelta chiaramente il prezzo è un attimino inferiore e il prodotto è un pochino meno di qualità. Ci si andrà a contentare un po' di esatto. più. Esatto. Ok. Perché viene scelto l'abete? Potete voi scegliere l'essenza di perline che preferite. Noi tendenzialmente andiamo sull'abete perché comunque le pareti poi vengono smaltate o comunque fatte di colori diversi e quindi l'abete è un legno abbastanza neutro, diciamo che... È un'ottima base. Che esatto, okay. Va bene per tutto. Grazie Ivan, puoi tornare... giustamente noi la maggior parte delle volte le perline, quindi le pareti e anche il soffitto, lo smaltiamo o lo impregniamo. Qui abbiamo ad esempio un impregnante color noce. La differenza tra l'impregnante e uno smalto classico è che l'impregnante tendenzialmente ha varie gamme di colori che comunque richiamano varie essenze di legno. L'impregnante dà sia il colore e sia protegge il legno. E dopo una o due mani di impregnante a volte andiamo anche a dare della finitura trasparente, satinata, magari opaca o lucida, a seconda di cosa si preferisce. E questo chiaramente potete trovare tutte le varie essenze, tutte le varie colorazioni nella corsia di vernici o impregnanti da Tecnomat. Allora, qui davanti invece abbiamo due bombolette. Una è fondo antiruggine per acciaio o ferro, chiaramente, e uno è fondo per plastiche. Quando andiamo a utilizzare il fondo antiruggine? Il fondo antiruggine andiamo a utilizzarlo in qualunque caso, andiamo a tagliare la lamiera. Una volta levigato, rifinito il tutto, prima di andare a verniciare o di andare a mettere il silicone, diamo un fondo antiruggine, così da salvaguardare la lamiera. Invece, in quale caso usiamo il fondo per plastiche? Quando magari troviamo la plastica del gradino del furgone che è rovinata, vogliamo riverniciarla, ricordatevi sempre di pulire bene prima la plastica, dare un fondo come in questo caso e poi andare a fare la finitura con la vernice inerente al colore che ci serve. Allora, abbiamo quindi fatto la coibentazione, rivestito, lavorato il nostro legno, come andiamo a fissarlo? Allora, come andiamo a fissare il legno? Innanzitutto noi ci creiamo dei montanti di legno, di solito in multistrato da 15 mm. Ecco qua, questo vabbè, è uno scarto, quindi è largo 12, ma noi di solito i montanti li facciamo larghi 6-7 cm. In corrispondenza dei montanti strutturali del furgone di lamiera, noi andiamo a fissare i nostri montanti di legno che serviranno a sostenere il nostro rivestimento in perline. E quindi i montanti del furgone in lamiera sono già strutturali. Noi creiamo questi montanti di legno e come le rendiamo strutturali sul furgone? Tra i due montanti utilizziamo una colla di montaggio. Fai un panino con la colla. Esatto. Poi facciamo dei prefori con la punta da ferro e mettiamo in aggiunta delle viti autoperforanti. Le viti autoperforanti ci fanno da morsetto e una volta che la colla ha agito, quindi di solito dopo 24 ore è l'essiccazione totale, probabilmente potremmo anche togliere le viti autoperforanti. Perché? Perché il nostro listello di legno, il nostro montante di legno, è andato a praticamente si è incollato totalmente al montante di ferro. Non le togliamo, le lasciamo lì perché sono una sicurezza in più. Sono comunque strutturali. Il furgone, tendenzialmente i furgoni non sono mai squadrati o dritti, ma hanno delle curve, quindi le viti autoperforanti ti aiutano anche a flettere o far prendere forma al pezzo di legno
E invece per tutto il resto noi usiamo sia i chiodi con una spada a chiodi, sia le viti da legno. Qua abbiamo una piccola, piccola gamma di viti da legno, ma invece ho una vasta gamma. Abbiamo tutte le misure, perché facendo questo lavoro servono un sacco di misure. Parliamo del pavimento. Allora, noi sopra il pianale del furgone, di solito i pianali hanno già il CarPlay, quindi se ha il CarPlay meglio. Che cosa facciamo? Mettiamo, non so se si vede, poi vabbè, le essenze possono variare, però questo qua è un pavimento in SPC con tappetino integrato nel pezzo. SPC che cosa vuol dire? Sta per Stone Polymer Composite. E perché questo e non il PVC? Perché il PVC è stato inverno, si dilata e si restringe molto. Questo è un problema sul furgone, perché d'estate si apre le porte, entra il sole diretto, al posto di avere il pavimento dritto, perfetto, troverete un tetto di una casa. Mentre con l'SPC non succede. Va bene. Ok, allora quindi mettiamo da parte l'SPC. Poi volevo farvi un piccolo elenco di prodotti, tra virgolette, un filo inferiori di importanza, ma non proprio, che sono tipo carta vetrata, che ci serve, o con legno ci serve carta vetrata di diverse grani. Scotch di carta, anche qui abbiamo scotch di carta di diverse dimensioni, la scotch di carta serve sempre, dobbiamo fare una verniciatura, dobbiamo fare la mascheratura per mettere giù il silicone, serve sempre. Lo scotch di carta è uno dei nostri migliori amici. E poi cosa abbiamo qui? Qui abbiamo anche mastice bicomponente per legno, che è semplicemente stucco, si può scegliere, ci sono vari stucchi diversi di varie essenze, a seconda di quello che vi serve troverete tutto. Qui abbiamo anche stucco metallico, appunto dove dobbiamo andare a intervenire sulla lamiera, magari abbiamo bucato, graffiato, dobbiamo sistemare la lamiera, lo stucco metallico ci viene in soccorso. E qui abbiamo appunto rullini, pennelli, diciamo che vi abbiamo fatto una piccola infarinatura su alcuni dei prodotti che servono per la camperizzazione. Chiaramente non sono tutti qua, però è già una buona parte. La morale di questo video qual è? La morale è che prima di acquistare tutto questo materiale, acquistate un furgone, perché sennò mi sembra un'ottima morale. Allora, la morale di questo video è che possiamo essere bravi quanto vogliamo, ma anche i prodotti e le materie prime hanno la loro qualità. Quindi se si parte da una buona qualità di un buon prodotto, si avrà un buon risultato. Ah, forse. Poi è più probabile. Poi sta a voi e le vostre manine renderlo tale. Esatto. Ragazzi, cavolo, 33 minuti di lista della spesa non si era mai vista. Se avete domande, scriveteci. Se non vi rispondiamo, bannateci. No. Vabbè, scrivete a Ivan, che Ivan vi risponde sempre. Vabbè, ciao ragazzi! Ciao!